Buonasera, buon inizio di settimana. La cronaca in apertura. Avevano innescato una vera e propria rissa in strada, in via Fratelli di Dio, a Novara, a pochi passi dal centro. 7 minorenni sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dalla polizia di Novara e con loro i genitori. Sostanzialmente avrebbero litigato con altri giovani coetanei per una ragazza. A distanza di 2 settimane le indagini hanno portato all'identificazione dei 7 giovani e alla denuncia. Interessata anche la divisione anticrimine della questura di Novara per valutare misure specifiche volte ad evitare il ripetersi di episodi simili. La rissa aveva richiamato il 25 settembre scorso l'attenzione di numerosi passanti. Ed ora la cronaca ci porta a Vercelli, dove massima attenzione al fenomeno sicurezza, focus in particolare nella zona di Porta Torino, dove una donna è stata aggredita proprio l'altro giorno. Proseguono le indagini della polizia e delle forze dell'ordine vercellesi per individuare il responsabile dell'aggressione alla donna avvenuta pochi giorni fa qui a Vercelli in via Pontigna, una traversa di corso Prestinari. La signora, una 45enne, stava entrando nel garage proprio in uno di questi stabili quando è stata aggredita alle spalle tra le 7 e le 8 del mattino. Ha ricevuto una forte botta in testa, ha perso i sensi, è stata derubata di 200 euro in contanti. Questo episodio si inquadra in un clima di preoccupazione da parte delle forze dell'ordine. Anche il tavolo provinciale sulla sicurezza ha preso in esame la situazione qui in corso Prestinari, dove già nei mesi scorsi si sono verificati dei fatti che hanno preoccupato gli abitanti. Proprio a Ferragosto un giovane era stato aggredito e spesso nei locali notturni della zona ci sono insomma delle occasioni di rissa che hanno coinvolto anche dei passanti. La attenzione delle forze dell'ordine dunque su quest'area è molto forte. Proprio negli ultimi giorni sono stati controllati, ha detto il questore, 150 persone e si continua su questa linea. Vercelli è una cittadina che in questi ultimi mesi ha avuto alcuni episodi con degli scippi a persone anziane, quindi insomma l'attenzione è molto alta e le forze dell'ordine sono al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini, ci dicono. Voltiamo pagina all'economia, congiuntura industriale debole nel Piemonte orientale, sentiamo. Nel trimestre aprile-maggio 2023 la dinamica della congiuntura industriale ha registrato segnali di indebolimento per le province dell'Alto Piemonte, in particolare per Novara, che evidenzia una flessione sia della produzione sia di fatturato e ordinativi rispetto al corrispondente trimestre 2022. Nel dettaglio Vercelli ha un modesto incremento del più 0,9% sul fronte della produzione, è seguita dalla provincia di Biella più 0,3%, mentre il VCO meno 0,1%, in maniera più marcata Novara meno 2,2%. Non risultano confortanti i dati relativi al fatturato sul quale incide l'aumento dei prezzi. Vercelli registra un più 2,7, Biella un 2,2, il Verbano Cusiossola un più 0,4, mentre in questo caso Novara riscontra una flessione pari al meno 2,6. Risultati che riflettono una crisi generalizzata e appaiono non lontani da quelli dell'intero contesto piemontese, con una media regionale del fatturato pari a un più 3,8%. Tornando al quadrante, l'indagine del secondo trimestre 2023 ha visto complessivamente coinvolte 622 imprese per un totale di poco meno di 24.000 addetti e un fatturato che supera gli 8,4 miliardi di euro. Nel secondo trimestre, come commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, l'andamento della produzione industriale del nostro territorio riflette segnali di indebolimento espressi dall'intera economia italiana. I dati diffusi dai diversi fonti istituzionali, tra cui l'Istat, la Banca d'Italia e il governo stesso, hanno confermato una frenata all'interno di uno scenario che mostra segnali di rallentamento con stime di crescita al ribasso. Quali le cause? I consumi delle famiglie, meno beni, l'inflazione che è calata meno del previsto, gli investimenti deboli, ma anche gli alti tassi di interesse e la domanda esterna che risulta in calo. Ed ora cambiamo argomento e vi parliamo dei volontari del Fai Giovani, il fondo per l'ambiente italiano. Rebecca, come si diventa volontari Fai e perché?
Partendo dalla mia esperienza, io sono diventata volontaria attraverso il PCTO, quindi l'alternanza scuola-lavoro. È un'esperienza meravigliosa e io dico a tutti quelli che conosco, diventate volontari, perché diventare volontario è un'esperienza unica. Il nostro gruppo di volontari, è vero che c'è il team eventi, il team ambiente, siamo divisi ognuno con il proprio compito, ma è libero per chiunque. Siamo, oltre a volontari, siamo diventati un gruppo di amici, e diventare amici in un gruppo, in una delegazione così grande come quella di Novara, significa lavorare bene, significa lavorare meglio per tutti gli eventi che proponiamo. Paesaggio, arte e natura hanno bisogno comunque di un'impronta giovane. Sì. In quanti siete? E l'invito ufficiale per aderire alle iniziative o proporne di nuove? In realtà la nostra delegazione ha un po' particolare, perché io faccio parte del gruppo giovani, volontario giovane è fino ai 35 anni, ma il nostro capo delegazione ha meno di 35 anni, quindi in realtà delegazione, capogruppo, cioè il gruppo giovani, siamo un po' un tutt'uno. In totale siamo un'ottantina di volontari e cerchiamo di far conoscere sempre di più il patrimonio novarese che abbiamo di fianco e intorno. Valorizzarlo, scoprirlo per chi non lo conoscesse, insomma preservarlo e renderlo accessibile e godibile in ogni momento dell'anno, anche attraverso delle veste un po' particolari. Esatto, il gruppo giovani propone eventi che possono essere considerati più ludici, però all'interno di beni culturali, per poter raccontare l'arte, la storia. Parliamo di party Halloween piuttosto che escape room. Ed ora andiamo a Gattinara per parlarvi delle iniziative rivolte ai giovani, uno psicologo per sostenerli e controlli notturni per garantire la loro sicurezza. Sentiamo. Il comune di Gattinara offre un servizio interessante ai giovani ed è la possibilità di confrontarsi con uno psicologo. Con noi Daniele Baglione, vice sindaco. Allora, è un servizio iniziato durante il Covid che voi avete mantenuto. Sì, assolutamente, soprattutto per i più giovani c'è l'esigenza di confrontarsi anche in maniera appunto gratuita, perché spesso questa è la prima difficoltà per le famiglie, con una figura che è quella dello psicologo o psicoterapeuta, che mettiamo a disposizione gratuitamente per i primi tre incontri delle famiglie e di coloro i quali hanno bisogno appunto di confrontarsi con una persona esterna, ma che sia una professionista. Avete un feedback? Quali sono le problematiche che emergono in particolare? Beh, per i ragazzi in particolare, soprattutto dopo il Covid, c'è questa difficoltà a confrontarsi con la realtà esterna e a confrontarsi con le altre persone, quindi a socializzare, per cui l'aiuto di un professionista può essere molto utile in questi casi. Gattinara a volte ha avuto in passato qualche problema nei sabato sera con questi ragazzini. Com'è la situazione? Lei aveva anche messo delle ordinanze, insomma, di controllo. Sì, Gattinara, come sapete, è una città dove si concentra il divertimento di molta parte di questa zona, per cui certamente siamo visitati da tantissimi giovani, ma non solo. Adesso la situazione va migliorando, anche perché insieme alle forze dell'ordine abbiamo fatto delle cose, però certamente con tanta gente il cretino, chiamandolo per nome, lo trovi sempre, però certamente stiamo cercando di fare il possibile. Ed ora con la Fondazione Carolina parliamo di un tema sempre attuale, l'assenza dei genitori che pesa sulla crescita dei figli. È appena iniziato un nuovo anno scolastico. L'anno scorso Fondazione Carolina in tutta Italia ha lavorato in oltre 373 scuole, ha incrociato più di 40.000 studenti, oltre 2.700 docenti e 4.600 genitori. C'è un dato che stride, che è quello dei genitori. Sono solo il 10% rispetto agli studenti che abbiamo incontrato, poco più del 10%. Questo per noi è la seria preoccupazione. Per noi diventa fondamentale, importante, imprescindibile poter incontrare i genitori e lavorare insieme a loro alla costruzione di una consapevolezza e di un benessere digitale per i loro figli. Ma questo parte prima di tutto dai comportamenti di noi adulti. Ed è per questo che nella proposta scuole di quest'anno e in generale in tutti i progetti di formazione, di sensibilizzazione e di fondazione, l'obiettivo prioritario è e rimane quello di coinvolgere i genitori, di coinvolgere gli adulti, di coinvolgere tutti coloro che hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi.
perché per formare e sensibilizzare i ragazzi bisogna partire dal nostro punto di vista, dai genitori e dagli adulti. Ed ora il calcio, pareggio per il Novara Football Club di mister Buzzegoli, che sabato in trasferta ha affrontato la Prosesto con il risultato finale di 0-0. Un po' di rammarico c'è, perché questa partita la volevamo vincere, le sensazioni del primo tempo erano positive, la squadra secondo me ha fatto un buon primo tempo, aveva la sensazione che la partita si potesse vincere. Siamo rientrati nel secondo tempo però non bene, ci siamo abbassati, abbiamo perso palleggio, abbiamo avuto comunque due situazioni, abbiamo concesso poco, abbiamo avuto due situazioni per far gol. E quindi c'è un po' di rammarico. Allo stesso tempo dico che ci portiamo a casa un punto, perché a questa partita non siamo arrivati bene, perché in settimana abbiamo avuto tanti giocatori che sono stati male. Aras ha giocato, che ha fatto una settimana un po' particolare, ha avuto un po' di febbre. Petrelli stesso, Bustaglia non stava bene. Abbiamo fatto giocare Palazzi, che è 3 mesi che non giocava, quindi la nota positiva è che i giocatori come Palazzi hanno messo su minuti. E quindi sì, c'è un po' di rabbia, però guardiamo gli aspetti positivi che ci sono. Stiamo crescendo. Il primo tempo, secondo me, ho visto un buon primo tempo, anche a livello di palleggio siamo migliorati, e quindi questa rabbia ce la portiamo a casa, però allo stesso tempo dobbiamo essere positivi. E quindi adesso poi abbiamo una settimana per lavorare, per infrasettimanali, per Coppa Italia, per il calendario un po' così, abbiamo fatto fatica a lavorare. Questo è un gruppo giovane, nuovo, che ha bisogno di fare allenamenti. Adesso questa settimana abbiamo l'opportunità di crescere nella condizione, nei giocatori, nei singoli, ma anche come squadra. Quindi ci portiamo a casa gli aspetti positivi. La pallavolo ha vinto per 3-7-0 contro il Chieri la Igor Volley Novara nella prima di campionato. Vediamo il servizio. Esordio in campionato con vittoria da 3 punti per la Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi, che si è aggiudicata un tesissimo derby del Piemonte a Chieri, con Akimova, premiata miglior giocatrice del match, top scorer e trascinatrice nei momenti decisivi della sfida. 20, 25, 27, 29 e 25, 27 i parziali. Sono contentissima innanzitutto per la squadra, per le compagne, perché comunque abbiamo gestito una situazione non difficilissima, non semplicissima, tanto che alcune ragazze si sono inserite all'ultimo nel gruppo, quindi sono state brave davvero a lavorare in questi ultimi giorni e a cercare di trovare subito gli equilibri. E comunque non è stata una partita semplice, perché siamo state anche a volte sotto dal punteggio, punto su punto, anche nei momenti più delicati, e lì sono state brave a gestire davvero anche la concentrazione e tutto. Ed ora fuori porta con una notizia che arriva da Milano. Vi parliamo di una camminata di 5 km da Piazza Sempione a Piazza Castello, passando per il Duomo, perché è tornata per la 10ª edizione la Pitta Rosso Pink Parade, manifestazione dedicata alla Fondazione Veronesi per sostenere il progetto di prevenzione Pink is Good, un appuntamento che in questi anni ha raccolto 6 milioni di euro devoluti alla ricerca. E quest'anno soltanto a Milano si sono registrati oltre 20.000 partecipanti provenienti un po' da tutto il mondo, e anche dalle nostre province, Novara e Laghi. Da Milano ci spostiamo a Torino, perché siamo stati nella sede centrale di Federmoto Piemonte. Questo è l'ufficio competente per la regione Piemonte, per tutto ciò che riguarda l'attività motociclistica della Federazione Motociclistica Italiana. Ci occupiamo di tutto l'aspetto amministrativo e gestionale dell'attività motociclistica, organizzazione gare, gestione delle società sportive, tesserati e licenziati. Supportiamo anche il Dipartimento di Educazione Stradale in tutte le sue attività sul territorio regionale e, diciamo, incentiviamo tutte quelle che sono le attività di promozione del motociclismo sul territorio, l'educazione stradale e tutte le attività agonistiche nelle varie specialità. Noi siamo qua, diciamo, dal 2008, quindi terminate le Olimpiadi Invernali del 2006, abbiamo acquisito, grazie al CONI, questo ufficio. Prima eravamo in una zona più centrale, ma un pochino più scomoda e con dei locali non idonei alla nostra realtà, e quindi diciamo che siamo qua da parecchi anni. Chiudiamo con una notizia, perché questa sera, nel 60° anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, si terrà Vajont 23, azione corale di teatro civile messa in scena
in contemporanea in 130 teatri, dall'Alto Adige alla Sicilia e anche all'estero. A Tornaco, in provincia di Novara, Vajons 23 sarà messo in scena da Improvvisa Compagnia, appuntamento all'Agriturismo Vignarello con cittadini e artisti che presenteranno i propri materiali inediti in un percorso di narrazione, danza e musica. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.